Mister, noi continuiamo a divertirci a vedere giocare questo Perugia. E penso che sia una componente importante primo per i ragazzi, perché i giocatori che si divertono mentre giocano vuol dire che stanno facendo bene il loro lavoro, è il mio concetto, è quello su cui stiamo lavorando in questi giorni. E sono contento della prestazione di oggi, perché si inizia a vedere la gamba andava un po' meglio naturalmente. I ragazzi che ho messo dentro il primo tempo gli ho detto che si meritavano questa partita per il tipo di lavoro che avevano fatto, quindi non sono stato a pensare che giocavamo contro una squadra di Serie D, ma ho semplicemente premiato dei ragazzi che hanno lavorato benissimo, che hanno qualità, che sanno giocare. E quindi sono soddisfatto, la strada è ancora lunga, però i ragazzi fanno quello su cui lavoriamo e è già una cosa importante, lo fanno con grande applicazione. Le prime due o tre partite avevamo detto di Cancellieri, di Ebnu Talib, di Bozzolan, di Flavio Suleimani, oggi obiettivamente il ragazzino in mezzo al campo Giunti ha fatto molto bene. Sì, ora bisogna non fargli, se si montano la testa gliela rompo subito, nella battuta naturalmente, però devono rimanere veramente coi piedi per terra, hanno qualità, stiamo decidendo insieme alla società se faranno parte della prima squadra perché hanno veramente qualità e hanno determinazione, sicuramente qualcuno di loro farà parte della prima squadra, ora abbiamo un'altra amichevole fra un paio di giorni E niente, hanno fatto un ottimo ritiro, oggi si meritavano di partire dall'inizio e l'ho fatto. Senta, verosimilmente sarà la partita contro il Gubbio Memorial Mancini a testare un pochino meglio il Perugia, soprattutto sulla fase difensiva, perché oggi, anzi in queste prime tre partite abbiamo visto una squadra pensare prevalentemente alla costruzione del gioco, no? Poi ci saranno partite dove probabilmente anche la fase difensiva verrà testata un pochino meglio. Sì, ora dovevamo fare questo tipo di amichevoli per consolidare e far venire la fiducia ai ragazzi sulle giocate offensive che stiamo cercando, sul fatto che alziamo i terzini, sul fatto che lavoriamo con le catene sia a destra che a sinistra e dovevamo fare questo tipo di partita. Siamo consapevoli che poi avevamo la partita col Gubbio, ne avremo un'altra sicuramente prima dell'inizio del campionato di categoria, quindi il lavoro è studiato e sta andando avanti bene. Baldini però è conscio perfettamente che insomma, il mercato resterà in stand-by per ancora parecchio tempo, perché oggi il Consiglio di Stato è stato annunciato per il 29 agosto, quindi come pensi di ovviare a questa situazione evidentemente di attesa? Ma stiamo, il direttore sta lavorando veramente bene, ha lavorato bene in passato perché questi giovani naturalmente che arrivano alla prima squadra e li avete visti anche voi oggi sono scelte del direttore, quindi vuol dire che capisce il calcio, non di calcio, ma capisce il calcio e conosce quelle che sono il mio modo di vedere il gioco e quindi stiamo lavorando nonostante ci siano pochissime entrate, ma stiamo lavorando sotto traccia. Abbiamo già individuato giocatori che poi nel momento in cui saranno da trattare, da chiudere, sapremo dove guardare, insomma, quindi sono tranquillo sotto questo punto di vista. Senta mister, come giudica l'arrivo di Bezzoni? No? È un innesto importante in un collettivo che già sta producendo, no? importanti individualità. Ha fatto una grande stagione l'anno scorso a Ancona, è di proprietà del Napoli, lo conoscevamo, l'abbiamo visto, l'abbiamo studiato. È un ragazzo, è un terzino destro e naturalmente ne abbiamo bisogno, avremo bisogno di un altro terzino destro, anche se i ragazzi sono bravi perché Licunas è un buon giocatore, quello che si è fatto male è un buon terzino, ma è del 2006, quindi dovremo fare un altro terzino, ma sono tutte cose che sappiamo. Questo è un ragazzo che ha grande gamba, è un terzino di quelli che insomma piacciono a me, poi dopo mi auguro di metterlo prima possibile in competizione, perché a me i ruoli dove c'è solo un giocatore piacciono poco, i giocatori devono essere in competizione, quindi cercheremo di creare competizione tra di loro. Sì, un'ultima domanda, oggi ha fatto veramente divertire il pubblico, no? Quanto anche il suo carisma, quanto può secondo lei
riportare entusiasmo in una piazza comunque un po', come dire, un po' annichilita, un po' rassegnata, un po' per la retrocessione l'anno scorso, però con una sentenza ancora pendente. Ho detto in conferenza stampa il giorno della presentazione che sicuramente il gran merito per riportare entusiasmo sarà dei risultati, ma io sono convinto che anche un certo tipo di gioco, un gioco in cui il Perugia si è riconosciuto tanti anni, possa aiutare a riportare entusiasmo insieme ai risultati. Nella mia esperienza di Catania ho potuto capire una cosa importantissima, che se la gente poi vede che danno tutto i ragazzi in campo, delle volte accettano anche un risultato negativo, e noi dobbiamo sempre costantemente dare il massimo, dare la sensazione ai nostri tifosi di onorare la maglia e di dare il massimo. Poi naturalmente perderemo qualche partita, però quella è la cosa principale. Sì, allora, non per fare polemica, ma diciamo che la partita a tratti ha avuto, diciamo, una connotazione tutt'altro che amichevole. Le chiedo a un ragazzo che è uscito le sue condizioni ed eventualmente che genere di infortunio ha riportato. Grazie. Sembra che non sia preso, ha preso una bella botta, ha preso una bella scarpata, io dico, in toscano, e ha i tacchetti sulla gamba, ma è stato l'atteggiamento che non mi è piaciuto. È stato l'atteggiamento in campo, perché come la squadra avversaria è andata sotto, ho iniziato a sentire dire certe cose, è logico che poi perdere non piace a nessuno. Però insomma, quello non mi è piaciuto. Il ragazzo, penso che è una botta, è del 2006, gli passerà in fretta e gli farà anche bene. Però bisogna capire che amichevole o non amichevole, le partite si giocano e si giocano con la grinta giusta, e se io posso dare una mano, ma perché caratterialmente sono così, se io posso dare una mano a questi ragazzi lo farò. Di che tipo di risposte hai avuto alle parole, diciamo, su quei giocatori che magari sono così, magari con la testa altrove? Positive, perché hanno capito, hanno ricepito il messaggio, si sono messi a disposizione, anche oggi hanno lavorato, era una partita, soprattutto poi quando è diventata maschia, che qualcuno poteva tirarsi fuori dalla lotta e invece non l'ha fatto assolutamente. È logico che ci deve essere rispetto reciproco. Io rispetto loro, perché avrei potuto chiedere al direttore o al presidente di lasciarli a Perugia e non farli venire, e invece portandoli qui, allenandoli tutti i giorni, io do il rispetto a loro, li faccio giocare, li faccio fare le partite, loro devono riportare rispetto, ma non a me, al gruppo che ha voglia di lavorare. Quindi hanno recepito il messaggio e io oggi sono veramente molto soddisfatto di questo. No, mister, solo una battuta a mo' di sketch per sdrammatizzare, quindi oggi l'ha sentita un po' come un piccolo derby da parte sua, visto che lei... No, io ero veramente tranquillo e ho fatto giocare i ragazzi apposta al primo tempo, perché sapevo che mi sarei divertito, come si può essere divertita la gente. Io là mi stavo divertendo, quando poi dopo vedo qualcosa che non mi quadra, ma poi io sono un allenatore che si affeziona ai propri ragazzi e faccio fatica quando toccano qualcuno del mio gruppo. Sono sempre stato così, ho sempre fatto il capitano quando giocavo, perché quando qualcuno tocca qualcuno del mio gruppo faccio fatica a trattenermi. Forse sarà un limite, non lo so, però sono fatto così. E cosa significa questo tatuaggio 19 giugno 2006, Francesco? La vittoria del campionato col Genoa, la vittoria del campionato col Genoa, no, quello dopo, perché avevo la fascia da capitano quando abbiamo vinto in C1, avevo la fascia da capitano. Ah, con Tedesco poi. Io ho detto a fine di quell'anno che nonostante avessimo vinto il campionato sarei venuto via, e sono venuto a Perugia dopo quell'anno, e questo è il tatuaggio, è una fascia da capitano, e quindi sono tatuato quella. Dentro c'è la data della morte di mio nonno, che è una persona a cui ho voluto bene. Grazie mister. Prego. Grazie, mister. Prego. Grazie.